Ora io dovrei star qui a raccontarvi, non so neanche bene cosa di come essere lo scrittore. Io so che quando vado a scuola i ragazzi sospettano sempre che arrivi l'autore, no? Sospettano che arrivi Manzoni, con i basettoni, no? Poi arrivi io col piercing e la felpa e vedo che i ragazzi tirano un sospiro di sollievo perché pensano, vabbè, ha messo peggio di noi, ascoltiamo cosa ha da dire sto sfigato. Io sono figlio di una ragazza madre, io non so chi è mio padre. Lei non voleva che io non studiassi, quindi mi ha iscritto lei a scuola. E io, insomma, subito l'ho odiata molto. Fra l'altro, di tutte le scuole dell'universo, mia mamma mi ha iscritto all'istituto tecnico. E io ho fatto 5 anni con 700 studenti maschi. Non ho mai visto una ragazza in 5 anni. L'unica cosa femminile della mia scuola era la sagoma delle femmine sulla porta del cesso, in cui una mano pietosa aveva scritto sì magari con un pennarello, perché nessuno ne aveva mai visto. Ho finito le elementari, ho fatto le medie, ho passato il primo anno di medie a uccidere mosche e a seppellirle nella colla in una coppa che avevamo in cima a un armadio. Il secondo anno l'ho passato tutto a imparare ad andare a scuola in bicicletta in impennata e ci sono riuscito solo una volta. Ed ero così felice che non mi sono neanche fermato a scuola, tirato dritto. Quando fai la terza media, la seconda media, quando hai 12 anni, 13 anni, 12, il mondo non è fatto a tua misura. Vai a scuola, non vai tanto bene, i prof si incazzano. Torni a casa, non vai bene a scuola, i tuoi genitori si incazzano. Sbagli strada, becchi i ragazzi più grandi, ti menano. Quando avevo 12 anni c'era un unico posto in cui non ero quello che lo prendeva, e l'unico posto in cui non le prendevo era un rettangolo di 50 metri per 100 con le bandierine negli angoli e due porte. Lì dentro, per una strana alchimia del destino, noi, insieme ai miei amici, eravamo quelli che menavamo gli altri, perché giocavamo insieme da una vita, nel campetto del convento dei frati, per strada, nel cortile delle case popolari. Lì dentro eravamo quelli che vincevano quasi sempre. Avevamo un crocifisso che prendeva tutta una parete, ma non il crocifisso normale, io pensavo fosse quello vero in cui avevano inchiodato Gesù, cioè era 2 metri di crocifisso, no? Pensavo l'abbiamo ucciso alle case popolari, io pensavo che il crocifisso fosse un citofono, che te parli e ti sentono al piano superiore in paradiso, no? A 13 anni, non potendo più fare il chirichetto perché ero stato espulso praticamente, ho detto ok, diventerò una rockstar. Mi piaceva suonare i concerti, le prove, però star lì da solo, imparare a tirare giù gli assoli era un po' una scocciatura. A 18 anni io lavoravo già tutti, anche se andavo a scuola, facevo tutti i sabati nel bar, la domenica nel bar, e avevo lasciato la macchina da scrivere e dei fogli. E io, pur di non studiare elettrotecnico, ho detto vediamo come funziona sto strumento qui. Ho infilato un foglio nella macchina da scrivere e a 18 anni ho scritto il mio primo libro. Faceva schifo. Cioè, proprio mentre lo scrivevo dicevo madonna cos'è sta robaccia qua. Anche perché a 18 anni io avevo già letto tanti libri e questo non me lo so spiegare perché io sono nato in una casa senza libri. Mia mamma, insomma, non avendo studiato niente, non sa, fa fatica a leggere. Mio nonno sapeva far solo la firma e mia nonna aveva fatto 2 anni di scuola, quindi non c'erano libri, nessuno sapeva leggere. Casino. Io a 5 anni ho iniziato a leggere e per una settimana non sono neanche andato a scuola perché stavo fuori da scuola nel parco a scrivere sto libro. Ho finito le scuole superiori, sono andato a lavorare in pizzeria. E per anni ho continuato a fare il pizzaiolo e una volta all'anno a scrivere un libro. All'inizio copiavo i libri che mi piacevano. Non so come e perché, questo mio secondo libro, una sera ero in pizzeria a tirare le pizze, alzo gli occhi alla televisione su Rai 3, che tempo che fa,
da Fabio Fazio, c'era Fabio Fazio che parlava del mio libro, ma io non sono nato scrittore, io sono diventato scrittore. Io non credo che qualcuno nasca qualcosa, io penso che tutti diventino qualcosa. Io sono diventato scrittore perché ho passato tanti anni a scrivere in camera. E la cosa buffa è che lo facevo senza pensare di diventare scrittore, lo facevo proprio perché mi piaceva vedere che mi miglioravo. In realtà io scrivo perché mi piace scrivere, mi piace vedere che posso farlo. E la cosa buffa è che lo farei anche se non mi pagassero. Immagino che sia come per voi giocare a calcio. Mi viene sempre in mente quando mi è capitato di passare un bellissimo pomeriggio negli spogliatoi del vecchio comunale di Torino, tutto un pomeriggio a parlare con Del Piero, e lui era in accappatoio dopo l'allenamento, poi siamo coetanei, siamo tutti due nati nel 74, e ci siamo messi a parlare, no? E poi sarà l'età, o sarà che io non sono un giornalista, ero lì a fare altre cose. Non mi sono messo a parlare di lui, a chiedergli come se fosse un giornalista, che non lo sono, ma mi sono messo a parlare con un ragazzo che ha la mia età. Quella cosa qui allo stomaco, come quando giocavo negli esordienti, quella specie di agitazione buona, no? C'è la partita. E io mi ricordo cos'era quella cosa, io l'ho persa a 11 anni, 12 anni, 13, perché non è che poi il calcio fosse... Mi piaceva tantissimo stare con i miei amici, ma sapevo da subito che non sarei mai diventato un calciatore. E immaginavo lui pagato tantissimo, invece che diceva, ma mi piace quella cosa qui, ancora così, la voglia. E mi raccontava di come avesse obbligato suo padre a montargli le lampade nel cortile per giocare fino alle 11:30 di sera quando era buio. E a volte stava lì tutta la sera a calciare contro il muro perché non calciava bene di sinistra. E io pensavo, cazzo Del Piero, io devo calciare di sinistra per raddrizzarlo, lui il suo sinistro è già molto meglio di quello che ha il mio destro. E penso che lui non è nato Del Piero, lui è diventato Del Piero, è diventato quello che voleva essere.